Ciao, bentornati alle recensioni di Chiara. Oggi parliamo di un gioco di carte che ha fatto parlare molto di sé in quest'ultimo periodo. È un gioco di Richard Garfield, che è un famoso autore di giochi ed è anche tra l'altro autore di Magic, il gioco di carte collezionabile. Sto ovviamente parlando di Keyforge, che è un gioco di carte per due giocatori di una durata approssimativa di un 30 minuti. In questo video vi spiegherò molto brevemente come si gioca, dandovi una panoramica generale sulle regole e su alcune delle eccezioni più comuni. Dopodiché vi diremo che cosa ne pensiamo, dandovi la nostra opinione di ex, ma molto ex giocatore di Magic e giocatrice invece che a Magic non ha mai fatto neanche mezza partita. Per cui se volete passare direttamente alle nostre opinioni, vi lasciamo il link in descrizione. Altrimenti, dai, tuffiamoci nel gioco! Prima di cominciare la spiegazione, un avvertimento. Per giocare a Keyforge servono due mazzetti di carte che possono essere comprati singolarmente a 10 euro l'uno, oppure uno starter set, che è una scatola che contiene due mazzetti, come questi, due mazzetti pensati solo per insegnare le regole del gioco, che sono uguali per tutti e non possono essere usati in modo competitivo, e tutti i materiali, i segnalini originali. Anche nei tornei non è necessario usare i materiali ufficiali, è possibile sostituirli con qualunque cosa, basta che non siano dei dadi. Quindi in questo video useremo le ambre di Nirenfar, i segnalini da Pandemic Legacy e queste cose doppia faccia. Spillette e voglio vedere chi conosce questo per indicare le chiavi. In Keyforge due giocatori si affrontano cercando di forgiare per primi tre chiavi, accumulando e spendendo segnalini Ambra o Ember, il loro nome tecnico. Ogni giocatore ha un mazzetto di carte che è unico al mondo, riconoscibile per un nome diverso e un retro unico. L'elenco delle carte è indicato in questa carta riepilogo che presenta un QR code in fondo. Come vedete, le carte in ogni mazzo sono divise in tre casate. In questo caso Brobnar, Dis e Ombre. E qui c'è l'elenco delle carte presenti nel mazzo, che possono essere in una o più copie. Vedrete che molti postano le foto di questo riassunto così, nascondendo il QR code. In realtà la prima persona che registra il mazzo guadagna un'ambra sul sito ufficiale che non si sa ancora bene a cosa serva. Tutti quelli successivi possono registrarlo, ma non guadagnano nulla e non fanno perdere nulla al possessore del mazzo, quindi è solo paranoia. A inizio partita, il primo giocatore, che è determinato casualmente, pesca 7 carte dal mazzo, mentre il secondo giocatore ne pesca 6. A questo punto, i giocatori possono scegliere di rimescolare la loro mano di carte nel mazzo, per poi ripescare un numero di carte pari a quello che avevano pescato prima, meno 1, quindi primo giocatore 6, secondo giocatore 5. A quel punto si inizia la partita e il primo giocatore deve giocare solo una carta dalla propria mano, l'altro giocatore invece giocherà normalmente. Da quel momento ci si alternerà giocando carte dalla propria mano fino a che un giocatore non raggiungerà la condizione di vittoria, ossia la forgiatura di tre chiavi. Il turno dei giocatori è diviso in fasi. Nella prima fase si controlla se sulla propria carta riepilogo si ha abbastanza ambra per forgiare una chiave. Il costo normale è di 6 ambre, però ci possono essere carte che aumentano o diminuiscono questo costo. In questo esempio il simpatico avversario mi ha giocato contro un Marmuk che aumenta il costo delle chiavi avversarie di 1, quindi 7 ambre. In questo caso non potrei forgiare. Mettiamo invece che io abbia 7 ambre, a questo punto le devo spendere per forgiare una chiave girandola sul lato completo. Se anche avessi abbastanza segnalini da forgiare più chiavi contemporaneamente, in questa fase potrei comunque forgiarne solo una, spendendo quanto necessario. Nella seconda fase il giocatore sceglie la propria casa attiva per quel turno. Le case sono indicate da questo simbolo in alto a sinistra e la casa rappresenta la tipologia di carte che potranno essere usate e giocate dalla propria mano per quel turno senza pagare alcun costo. Volendo si può anche scartare carte senza effetto, ma sempre solo se sono della casa attiva. Ogni mazzo, come abbiamo visto, ha tre case che sono indicate qui e sulla carta riepilogo. E le carte che possono essere giocate e utilizzate sono di tipi differenti e hanno effetti diversi. Ad esempio, qui abbiamo già giocato in un turno precedente un artefatto. Gli artefatti sono carte che entrano in gioco esauriti, cioè girate sul lato così, e che vengono messi in una riga un po' indietro. Poi ci sono le creature, che invece quando vengono giocate vanno messe in una riga più avanti ed entrano in gioco anch'esse esaurite. Ulteriori creature vanno messe poi alla destra o alla sinistra di una creatura già in gioco. Le creature sul lato estremo, a destra o a sinistra, sono considerate sul fianco. Una sola creatura è sul fianco perché non ha nessuno né a destra né a sinistra. In questo caso entrambe le creature sono sul fianco per la stessa ragione. Ci sono poi le carte azioni che non vanno sul campo, si risolve semplicemente il loro effetto, dopodiché le si scarta.
Alcune carte, come vedete, hanno un simbolo ambra qui, vuol dire che quando le giocate guadagnate immediatamente un segnalino ambra, anzi è la prima cosa che fate prima ancora di risolvere gli effetti. L'ultima tipologia di carta, ve la devo far vedere dal mazzo di Chiara perché io non ne ho, è la miglioria. È l'unico tipo di carta che può essere giocata solo se ci sono delle creature in gioco, associandola a una creatura. In questo caso, ad esempio, Chiara potrebbe associarla a una delle sue creature per ottenere questo effetto e, prima di quello, ottenere un'ambra. Durante il turno posso in qualunque ordine giocare carte azione, giocare creature, usare creature già sul campo, usare artefatti già sul campo. Gli artefatti e le creature esaurite però non possono essere usate. Alla fine del turno le creature e gli artefatti esauriti tornano pronti, dopodiché pesco carte dal mazzo fino a tornare a 6 carte. Passiamo a un turno successivo, facciamo che questa è la situazione, chiamo di nuovo la casa Brobnar, posso quindi giocare carte Brobnar dalla mia mano, come ad esempio questo. Potrei mettere qui e usare quelle che sono in campo. Gli artefatti possono essere usati solo per l'azione che hanno indicato qui. Quando c'è scritto azione vuol dire che la carta deve essere esaurita per poterla utilizzare, in questo caso ad esempio infliggendo 2 danni a una creatura. Le creature pronte invece possono raccogliere o attaccare oppure utilizzare le loro abilità azione se le possiedono. Qualunque creatura può sempre raccogliere. Se esaurisce la creatura si guadagna un'ambra. Se la creatura ha anche una scritta raccolto, 2 punti, qualcosa, si ottiene quanto indicato dall'abilità. In alternativa il giocatore può combattere con una creatura, la si esaurisce, si sceglie un bersaglio, quando in questo caso il pixie è già distrutto perché ha subito tanti danni quanto la sua forza o più, quindi questa non c'è più, si sceglie un bersaglio e si infligge tanti danni quanto indicato dalla propria forza, quindi 5 danni. I danni in combattimento però vengono dati contemporaneamente, quindi anche se questo Murmok è distrutto riesce a infliggere 3 danni alla mia creatura. A questo punto il Murmok viene scartato in quanto distrutto e si attivano le abilità combattimento perché la mia carta è riuscita a sopravvivere, in questo caso ottengo un'ambra. Le abilità gioco invece non si attivano usando la creatura, si attivano una volta sola, solo e esclusivamente quando queste carte vengono giocate, cioè in questo caso quindi con lo squillo di corno questa abilità si attiva una volta quando uso l'abilità, dopo aver ottenuto l'ambra. Nel caso di questa creatura spacca, questa abilità si attiva quando la carta viene giocata dalla mano. Ci sono invece alcune abilità che non hanno nulla in grassetto scritto accanto. Questo significa che l'abilità è attiva sempre, anche nel turno dell'avversario, anche quando la carta è esaurita, sempre, sempre. Questo tipo di abilità sono presenti anche sugli artefatti. In questo caso non è necessario usare l'artefatto per sfruttare l'abilità indicata. Se durante la partita mi trovassi ad avere carte di varie case in gioco, potrei comunque usare solo quelle della casa chiamata. Quindi se in questo caso decidessi di chiamare Dis, potrei usare solo l'Imp delle Braci per raccogliere o combattere e potrei giocare soltanto carte Dis dalla mia mano. Ci sono poi le abilità Omni, che però devo farvi vedere in un'immagine tratta da Keyforge Italia perché non abbiamo carte simili nei nostri mazzetti. Queste azioni possono essere effettuate anche se la carta non è della casa attiva, tuttavia bisogna comunque esaurirla. Esiste poi una regola fondamentale, che è la regola del 6, che dice che un giocatore non può giocare e o usare una carta o altre copie di quella carta sulla base del nome più di 6 volte durante un determinato turno. Questo viene fatto per impedire dei loop infiniti che in alcuni casi si possono creare. Nel momento in cui alla fine del mio turno avessi abbastanza ambra per forgiare al turno successivo una chiave, dovrei dichiarare check, così facendo l'avversario sa che è a rischio e deve cercare nel suo turno di rubarmi dell'ambra. Questo può essere fatto attraverso vari poteri delle carte, ci sono molte carte, soprattutto della casa Ombra, che rubano ambra, cioè prendono ambra dalla carta riepilogo dell'avversario e la mettono sulla carta riepilogo del giocatore che usa quell'abilità. C'è anche la possibilità di catturare ambra, quando si cattura ambra si prende sempre un'ambra dalla riserva dell'avversario e la si mette sulla carta. Quest'ambra non può essere usata per forgiare, quando la creatura viene distrutta torna all'avversario di quella creatura. Tuttavia, visto che la chiave deve essere forgiata all'inizio del turno, può essere un ottimo modo per rallentare l'avversario. Nel momento in cui un giocatore riesce a forgiare la sua ultima chiave, la partita termina immediatamente. Quindi la partita in un certo senso termina nel turno precedente, nel momento in cui un avversario si rende conto che non può rubare e non può catturare ambre dell'avversario. In generale ci sono tante abilità, tanti effetti delle carte che sono tutti comunque riassunti nel regolamento, che non è presente nelle scatole, né in quelle piccole né in quella grande, ma che può essere scaricato in PDF. Questo perché è continuamente modificato e aggiornato per venire incontro ai vari dubbi degli utenti.
In generale Keyforge è un gioco abbastanza semplice, però ci possono essere dei momenti in cui certi effetti delle carte vengono mal interpretati. Il consiglio che vi posso dare è seguire letteralmente il più possibile quanto indicato sulle carte e ricordarsi la regola suprema di Keyforge. Bisogna svolgere l'effetto di una carta sempre, tutto, fino a che è possibile e se non è possibile farlo tutto, si fa soltanto la parte che si può fare. Vediamo giusto qualche esempio. Se io gioco la creatura spacca, devo stordire una creatura. C'è scritto stordisce una creatura, non una creatura avversaria, per cui se l'avversario non ha creature in gioco e io gioco spacca, devo stordire una creatura mia, è obbligatorio. Oppure sigillo di velocità, la prima creatura giocata in ogni turno entra in gioco pronta, in ogni turno, anche in quello dell'avversario. Oppure manovra notturna, esaurisci fino a 3 creature, posso esaurirne 0? Sì, perché posso esaurirne fino a 3, quindi da 0 a 3. Questa carta dice che puoi ripristinare una creatura vicina e combattere con essa. Cosa succede nel momento in cui questa creatura non può combattere? Che si ripristina e basta. E se è della casa attiva, quindi Bromnar, magari la possiamo usare successivamente per raccogliere. Pure Isteria rimette ogni creatura nella mano del suo proprietario. Tutti gli effetti, se non è diversamente indicato, si riferiscono solo alle creature in gioco, alle carte in gioco, quindi alle carte sul campo, non dalla pila degli scarti. Pedina sacrificabile, sacrifica una creatura amica. Se lo fa, infliggi 3 danni a una creatura. Sacrifica una creatura amica, obbligatorio. Se lo fa, infliggi 3 danni, anche è obbligatorio. Ma nel momento in cui non ci sono creature amiche, posso comunque giocare la carta per ottenere un'ambra e non si attiva questo effetto. Alcune carte si potenziano, come questa. Se una carta aumenta la sua forza, aumentano anche i danni che può subire, perché la carta viene distrutta solo quando ha danni pari o superiore alla sua forza attuale, effettiva. Non c'è una divisione tra punti vita e punti forza. Lo sputafuoco ha un'armatura, i punti armatura vengono rigenerati a ogni turno, se la carta non viene distrutta entro la fine del turno, i punti armatura si rigenerano, e di nuovo ogni turno, quindi anche il turno dell'avversario. Portale di Dis distrugge ogni creatura e ottieni 3 vincoli. I vincoli sono dei rallentamenti che il giocatore subisce. Ogni volta che subisce un vincolo si sposta sulla carta ufficiale di uno in avanti il segnalino, oppure come facciamo noi si aggiungono segnalini danno sulla carta del personaggio. Finché uno ha un segnalino danno, quando deve pescare, pesca una carta in meno e rimuove un segnalino danno. Se i vincoli superano i 6, si pescano 2 carte in meno, se superano i 12, 3 carte in meno e così via. Gli effetti, come vedete, sono davvero tanti. Ci sono alcune carte che permettono di metterne in archivio altre, cioè da parte, per poi essere poi riprese successivamente in un turno successivo. Ci sono carte che addirittura ti permettono di forgiare chiavi durante il turno e non solo all'inizio del turno. Ora ovviamente non ho la possibilità di spiegarvele tutte, posso solo consigliarvi di leggere con attenzione il regolamento e vedrete che sono tutte molto chiare. Comunque si trovano già delle ottime FAQ online per dissipare ogni dubbio. Eh no, non ho mai giocato a Magic e infatti quando Marco mi ha proposto di comprare questo gioco devo confessarvi che non ero tanto d'accordo, ero un po' perplessa. Onestamente non pensavo che qui dentro ci fosse già un mazzo di carte pronto per essere giocato. Per fortuna invece Marco mi ha chiarito ogni dubbio e quindi abbiamo fatto l'acquisto. L'ho trovato davvero un gioco interessante, anche perché avete il vostro mazzetto già pronto e quindi non dovete pensare di dover recuperare delle carte per poter giocare o dovervi fare voi il mazzo, come ad esempio nel gioco Star Realms. Da questo punto di vista quindi è un gioco immediato, nel senso che entrerete subito in partita, anche se in realtà non ci entrerete perché finché non conoscete bene le carte non riuscirete a giocare bene. Ad esempio io alle mie prime partite continuavo a studiarmi le carte una per una cercando di fare delle combo migliori possibili. Il punto è che se non conosci il tuo mazzo sì, puoi giocare benino, però non sicuramente al meglio. Piano piano quindi comincerete a capire quando chiamare una casa e quando chiamarne un'altra, quando diciamo è il momento giusto per esempio per chiamare le ombre e quando invece il dis. Come sapete il vostro mazzetto sarà unico e questo potrebbe essere un po' un pregio e anche un po' un difetto, nel senso che pregio perché avrete un mazzetto unico che altri non avranno, difetto perché potrete incorrere nel voler comprarne un altro. Ad esempio io sono già curiosa di giocare con un altro mazzetto e quindi ora, a parte quello di Marco che magari ce li possiamo scambiare, vorrei comprarne un altro. Però in questo modo entrerete nel tunnel che se ne comprate un altro magari ne volete poi comprare un altro ancora e poi un altro ancora, quindi vi dovrete un po' fermare e accontentare un po' del vostro mazzetto.
Non lo si può definire un gioco faticoso, però comunque all'inizio dovrete farci un bel po' di partite. Poi una volta che conoscete il vostro mazzetto andrete sicuramente molto meglio e non avrete bisogno di studiare ogni volta: ah, questa si dice questo, ah sì, quest'altra dice questo, e quindi andrete molto più di getto. Un giocatore alle prime armi sicuramente potrebbe trovarlo un po' difficilotto, ma solamente per il fatto che non conosce bene le carte, quindi dovrà prima avere un po' di tempo per studiarle. Tenete conto che se giocate con altri giocatori avranno altri mazzetti e quindi la partita sarà sempre diversa. Un giocatore esperto potrebbe trovarlo magari un po' sempliciotto in certi casi, però è anche vero che è un gioco di carte giusto da passarsi quella mezz'oretta che si ha ed è anche, diciamo, un gioco particolare. La mia esperienza con Magic termina al liceo, nel momento in cui mi viene venduto a 50.000 lire un mutaforma vesuviano fotocopiato a colori e incollato su una carta estremamente comune. È in quel momento che capisco che il mondo dei giochi di carte collezionabili e dell'alta finanza non fanno assolutamente per me. L'esperienza inizia invece alle medie, quando con mia sorella facevamo un mazzetto di tutte le carte che avevamo e ce le dividevamo equamente al 50%, dovendo giocare con quello che ci capitava. A volte magari capitava che arrivassero un sacco di carte nere, nessuna palude, e non importa, ci si divertiva lo stesso. Beh, Keyforge sembra pensato proprio per ricreare quel tipo di sensazioni. Dentro il mazzetto noi troviamo le carte e dobbiamo utilizzare quelle, basarci su quelle, non possiamo modificare il mazzo, dobbiamo cavarcela. Questo perché il risultato è quello che si poteva immaginare. Questi mazzetti sono diversi come forza, sicuramente, non tanto per le carte che contengono al loro interno più forti o più deboli. Ci sono mazzi molto forti e mazzi molto scarsi, ma la maggioranza dei mazzi è utilizzabile. Però dipende molto da che mazzo hai contro. Ad esempio, contro Chiara il mio mazzo non funziona bene. Lei ha molti artefatti, io non ho carte che distruggono artefatti. Paradossalmente ricordo le prime impressioni veloci di Teo di Recensioni Minute, in cui lui invece si lamentava del contrario, cioè di avere troppe carte che distruggevano gli artefatti mentre gli avversari non avevano artefatti. A volte poi l'algoritmo fa dei mezzi errori, come ad esempio inserire carte che hanno come unico effetto di ottenere un'ambra perché il loro effetto di gioco non si attiva con quel mazzo. Ad esempio l'altare sacrificale, che sfrutta la presenza di umani nel mazzo, in un mazzo senza umani. Non capita molto spesso, ma quando succede hai poche opzioni. O compri un altro mazzo, oppure giochi con quello e ti diverti così. Oppure ancora usi il sistema dei vincoli per far partire l'avversario più forte con delle difficoltà. Oppure ancora magari fai una partita col tuo mazzo, poi una con quello dell'avversario, poi si gioca all'asta pagando in vincoli il mazzo migliore. Le possibilità sono infinite, ma sono tutti modi che vengono usati per superare dei limiti evidenti del gioco stesso. La sensazione che mi dà Keyforge è simile a quella di alcuni videogiochi in cui ci si divertiva a sfruttare i bug nel miglior modo possibile. Penso alla serie Metroid, in cui ci si divertiva a trovare il modo per arrivare più velocemente alla fine sfruttando tutti magari dei buchetti del sistema. È divertente, c'è niente da dire, è divertente, io lo trovo divertente e io sono fatto in questo modo. Tra l'altro il gioco è tutt'altro che stupido, nel senso che si possono creare delle belle sinergie tra le carte ed è divertente studiarsi il proprio mazzo, analizzare ogni singola carta, scovare magari delle sinergie che alle prime partite non avevi trovato. Dopo un po' di tempo che ci giochi sviluppi una sorta di attaccamento al tuo mazzo, che nasce ovviamente anche dal fatto che è unico. Ma se siete dei giocatori molto molto competitivi è difficile che Keyforge possa soddisfarvi, a meno di non utilizzare tutti questi accorgimenti. Il problema maggiore di questo gioco è che ha unito due tipologie di pubblico: quello che veniva dai giochi da tavolo attirati dalla distribuzione Asmodee, che però non è abituata a questo tipo di giochi, quindi ad esempio al fatto di avere a che fare con numerose eccezioni, a dover stare molto attento al testo sulle carte. Dallo suo tempo ha attirato il mondo dei collectible card games, grazie al nome Garfield, che comunque attira, e che hanno già portato nel mondo di Keyforge tutta la loro mentalità che io non apprezzo, quindi speculazioni sui mazzi, calcoli infinitesimali per trovare la carta più forte, il mazzo più forte e cose di questo tipo, tutti i motivi per cui ho abbandonato questo mondo senza rimpianti. Come tutti gli ibridi, può scontentare entrambi i palati. Dal mio punto di vista, Keyforge sembra veramente cucito sopra di me, per cui sono assolutamente soddisfatto dell'acquisto. Mi diverto a giocarlo, mi piacciono molto le illustrazioni, mi piace il mondo dietro un po' matto, mi piace questa idea che posso aprire la bustina, scoprire cosa c'è dentro, come all'epoca delle figurine, e però con quella bustina riuscire a giocare in maniera abbastanza competitiva con chiunque. Certamente non è un gioco che piacerà a tutti, e altrettanto sicuramente non è un gioco che andrà a sostituire Magic o qualunque altro gioco di carte collezionabili. È molto più un gioco da tavolo che un gioco di carte collezionabili. In conclusione, quindi, speriamo che il nostro video vi sia piaciuto e soprattutto che vi sia utile per capire se Keyforge fa per voi oppure no. Se vi è piaciuto questo video lasciateci un bel like, e se invece non vi siete ancora iscritti al canale iscrivetevi e cliccate la campanella per rimanere sempre aggiornati. E con questo vi salutiamo e vi diciamo ciao al prossimo video!
Guarda che roba. Sembra un fantasma dell'opera. Giramelo un po' più. Comunque tu sei bianco. Giramelo un pochino. Ma è andata via molto lì così. Vabbè, ti so. Ah, lasciamo così. Ma dove? Ma poi cade. La tengo. Ma non fare cazzo. Monchi, non mi stai addosso. Non so se potete tirarlo su o no. No, giù, allora scusa, lo mollo lì. Forse un po' paracco. Sì, lo è, obiettivamente lo è. Scusate.